Campionato di Serie A 1988-89 è stata la stagione dell'Inter dei record. Nell'era dei due punti a vittoria, i nerazzurri ne conquistarono 58 sui 68 disponibili e divennero campioni d'Italia. È stata anche l'annata che ha decretato la retrocessione del Torino in Serie B dopo lo scudetto del 1976 e 30 anni consecutivi in massima serie. Ed è stata anche quella della prima storica salvezza del Lecce in A proprio ai danni dei Granata. Ma fu anche il torneo che fece conoscere a tutta la penisola il portiere di riserva del Napoli, Raffaele Di Fusco, protagonista di un episodio unico nel suo genere, assolutamente leggendario, che non si è mai più ripetuto e mai più si ripeterà, visti i regolamenti vigenti con il conseguente ampliamento delle rose. Alle 18:10 dell'11 giugno 1989, a lasciare sbigottita l'Italia intera con la news relativa all'accaduto, ci pensò l'iconico conduttore di 90° minuto Paolo Valenti durante la consueta lettura della schedina del Totocalcio. Amici sportivi, buonasera. L'Ascoli ha battuto il Napoli, questo è un grosso risultato per l'Ascoli, ha battuto il Napoli per 2-0, risultato ovviamente definitivo, se ho detto ha battuto, 1 il segno del Totocalcio, chi ha segnato, ecco i marcatori, Svescovic al 17° del primo tempo e Giordano sul rigore al 24° sempre del primo tempo. Questo rigore è stato concesso per un fallo di mano compiuto da Carannante. Una curiosità. A parte il fatto che Maradona non era in campo, il Napoli aveva gli uomini contati. E la curiosità è questa, che negli ultimi minuti è sceso, ma giocando come attaccante, Di Fusco, che è in certo modo l'eterno portiere di riserva del Napoli, è sceso in campo giocando all'attacco. Grazie a questo episodio, Raffaele Di Fusco si guadagnò il picco più alto di notorietà da quando nel lontano 1978 iniziò il suo percorso con la società partenopea. A quel tempo essere portiere di riserva non era per nulla facile, in quanto non esisteva il turnover, e quindi per chi vestiva la numero 12, farsi trovare pronto anche per una gara era fondamentale per strappare il contratto per l'anno seguente. Dietro c'erano tanto lavoro e sacrifici in religioso silenzio, lontano dai riflettori, in attesa di una chance. Proprio al Del Duca di Ascoli due anni prima, il 17 maggio 1987, Di Fusco aveva collezionato la sua 11ª presenza in 6 stagioni con la maglia del Napoli, che era fresco di scudetto, difendendo il suo rettangolo di competenza contro i bianconeri marchigiani nell'ultima di campionato. In seguito, nella stagione 1987-88, il numero 12 aveva rivisto il campo da titolare, sempre nell'ultima giornata, questa volta contro la Sampdoria. Ma nessuno ci aveva quasi fatto caso, in quanto, dopo la sanguinosa sconfitta contro il Milan di Arrigo Sacchi, gli azzurri avevano perso la possibilità di vincere il secondo scudetto e quella domenica furono oggetto di una pesante contestazione da parte dei tifosi. Qui ci dobbiamo fermare un attimo e fare un passo indietro e spiegare un antefatto molto importante che si incastrerà successivamente con il resto del racconto. Il pubblico napoletano, dopo il 2-3 con i rossoneri di 2 settimane prima, aveva puntato il dito contro alcuni giocatori rei di scarso impegno e di totale disinnamoramento nei confronti della maglia dopo la prova incolore nel corso della sfida scudetto. In più, la gente, già delusa ed arrabbiata di default, si adirò maggiormente quando alcuni quotidiani soffiarono verso il fuoco dello scandalo e scrissero di essere a conoscenza da mesi di presunte indagini da parte della Procura federale perché attorno a quella gara ruotavano enormi interessi relativamente alle scommesse clandestine. La realtà comunque era differente, nel senso che il giocattolo si era rotto già da tempo, anche perché la spaccatura nello spogliatoio partenopeo divenne definitiva dopo l'ennesima sconfitta di Firenze, anche quella per 3-2. Il portiere Garella, che in precedenza aveva rilasciato dichiarazioni di fuoco, al termine dell'allenamento il lunedì a Soccavo si fece portavoce di un comunicato firmato da tutti i giocatori della Rosa. Premesso che siamo professionisti seri e nessuno può negarlo, a seguito della situazione che si è venuta a creare, riteniamo opportuno chiarire la nostra posizione. La squadra è sempre stata molto unita e l'unico problema è il rapporto mai esistito con l'allenatore, soprattutto nei momenti in cui ne avevamo bisogno. Nonostante questo gravissimo problema del quale avevamo preventivamente informato la società, la squadra ha risposto sempre sul campo con la massima professionalità.
In seguito, nel corso della settimana, il gruppo squadra, tramite Nando De Napoli, rettificò il comunicato, scusandosi per l'accaduto, ma apparve una proforma poco credibile. Dopo una concorde ed attenta riflessione, ci siamo resi conto di aver espresso la nostra amarezza nei tempi e nei modi sbagliati. Ci scusiamo per l'accaduto con la società e tutti i nostri tifosi. Infatti, l'omissione del nome di Ottavio Bianchi fu eloquente, tanto che la domenica contro la Samp gli assenti erano proprio Garella, Giordano, Ferrario e Bagni, i quattro calciatori che erano stati battezzati come i capi rivolta, ai quali si aggiunse Diego Armando Maradona. La società ed il pubblico napoletano presero una posizione netta e si schierarono dalla parte dell'allenatore. Durante Napoli-Sampdoria, i cori del popolo azzurro furono tutti per Ottavio Bianchi, il tecnico del primo scudetto, mentre le ingiurie e i fischi erano indirizzate verso i giocatori. Il Pibe d'Oro, seduto in tribuna, ad una precisa domanda come sua consuetudine, non si nascose dietro un dito e parlò in maniera schietta ed inequivocabile. Ultima domanda. Un anno passato, un anno davanti, un anno dietro, uno davanti. Qual è quello? Il che ha passato sicuramente, il campionato che ha passato, mi dispiace tantissimo. Il che verrà sarà il più bello. Sarà il più bello perché vorrei avere una grandissima squadra, vorrei avere un grandissimo tifo come quello che è stato prima di questa partita con il Milan sicuramente. È un bel allenatore? Quale allenatore? Non lo so, questo è un discorso che deve fare Ferlaino, ormai è statuto rotto lì, così che no, io non posso andare contro la squadra né contro quei quattro. Non andrò sicuramente perché adesso ho preso la mia posizione e la manterrò fino alla fine. Che bello, Diego! Due giorni dopo, Ottavio Bianchi comunica di aver accettato l'offerta di rinnovo del Napoli per altre due stagioni e quindi la patata bollente passa nelle mani della società. Qualcosa comunque doveva succedere. Nel corso del mercato estivo i quattro ribelli vennero ceduti. Claudio Garella fu spedito all'Udinese, Salvatore Bagni al Bologna, ma successivamente si sposterà in quel di Avellino. Moreno Ferrario andrà a rimpinguare la rosa della Roma, mentre Bruno Giordano ritroverà nuovi stimoli ad Ascoli. In seguito si seppe che a questa lista dovevano essere aggiunti anche De Napoli, Ferrara e Francini, ma vendere questi giovani talenti avrebbe significato rinforzare le rivali e per ovvi motivi ed anche vista la giovane età rimasero al loro posto, assieme chiaramente a Diego Armando Maradona, in quanto era impensabile allontanare da Napoli il Pibe d'Oro, anche perché il tutto avrebbe scatenato una vera e propria rivoluzione. Il gesto di pace di fronte alla stampa tra l'allenatore Ottavio Bianchi e il fuoriclasse argentino chiuse definitivamente i battenti sulla questione. Per quanto riguarda le caselle rimaste vuote dalle cessioni, vennero riempite con degli innesti di qualità. Arrivarono in Campania il portiere Giuliani, il difensore Corradini e tre centrocampisti, Crippa, Alemão e Fusi. In più vennero aggregati alla rosa i giovani Simone Giacchetta e Maurizio Neri. Tutti elementi indubbiamente di spessore, ma che non servirono per tener testa all'Inter dei tedeschi. Il Napoli comunque riuscì a portare a casa il suo primo trofeo internazionale, la Coppa UEFA, il 17 maggio 1989 in quel di Stoccarda, ma le ultime quattro partite di campionato furono praticamente inutili, in quanto i neroazzurri, vincendo lo scontro diretto alla quintultima del 28 maggio 1989, si laurearono matematicamente campioni d'Italia. Per i campani, comunque, il calendario era ancora fittissimo di impegni, in quanto il 7 giugno 1989 ospitarono a San Paolo la Sampdoria per la finale d'andata di Coppa Italia. Gli azzurri si imposero per 1-0 grazie ad un gol di Renica, ma il 10 giugno 1989, alla vigilia di Ascoli-Napoli, nella rifinitura di Soccavo, la squadra di Bianchi si ritrovò decimata dagli infortuni. Fusi e Carnevale sono indisponibili in quanto usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia. A loro si aggiungono De Napoli, Giacchetta e Filardi, che sono ai box già da qualche giorno. Romano e il giovane Di Rocco hanno 39 di febbre, mentre Maradona è nuovamente in stand-by, in quanto sembra che l'asso argentino sia ormai prossimo ad accasarsi al Marsiglia del vulcanico presidente Bernard Tapie. I campani giungono nelle Marche il giorno successivo con 14 effettivi e la formazione è praticamente scritta. Giuliani va in porta, i difensori sono Bigliardi, Francini, Corradini e Renica. A metà campo si schierano Alemão, Crippa, Neri e Carannante, mentre il tandem offensivo è formato dall'inedita coppia Bucciarelli-Careca.
In panchina Ottavio Bianchi ha a disposizione solamente il portiere di riserva Raffaele Di Fusco, lo stopper della primavera Porta Luri, c'è anche Francesco Romano a fianco dei compagni, solamente però per onore di firma, in quanto è febbricitante e fa fatica a stare in piedi. La 10 di Diego Armando Maradona finisce quindi sulle spalle del promettente Antonio Bucciarelli, che già aveva esordito positivamente nel corso di quella stagione in Napoli-Sampdoria. Ma questa di Ascoli sarà la citazione più alta che il fantasista guadagnerà in Serie A, in quanto indossava la maglia di Dieghito. Tornerà agli onori della cronaca circa 4 anni dopo con la maglia del Giarre in C1, quando regalerà ai gialloblu nel derby una storica vittoria al 90° al Cibali contro il Catania. Il centrocampista poi proseguirà con onore il suo percorso professionale sempre in terza serie, dove chiuderà la carriera. La partita è praticamente a senso unico, l'Ascoli in piena bagarre salvezza ne approfitta e nella prima mezz'ora sferra un 1-2 micidiale che chiude la sfida con un'ora d'anticipo. Sono lo jugoslavo Svektović e l'ex dal dente avvelenato Bruno Giordano a fissare il punteggio sul 2-0 per i bianconeri. I partenopei non vedono l'ora che giunga il triplice fischio finale. Infatti nella ripresa non succede assolutamente nulla fino all'80° minuto, quando piove nuovamente sul bagnato. Il Napoli, già privo di tantissimi elementi, perde anche Careca per una contrattura muscolare. Il giovane Porta Luri ha sostituito in precedenza Bucciarelli e quindi a scendere in campo con la maglia numero 16 come centroavanti è il portiere di riserva Raffaele Di Fusco. Questa diverrà una chicca storica in quanto non si ripeterà mai più. A fine partita, ovviamente, le domande dei cronisti puntarono tutte principalmente su questo episodio. È possibile che il Napoli non avesse neppure un ragazzo e è stato costretto a giocare con Di Fusco a centravanti? È possibile, se saltano tutti all'ultimo momento. Il sabato, Filardi con la febbre, Romano non ce l'ha fatta, Maradona out, pertanto non possiamo inventare i giocatori. Gli altri due ragazzi che avevamo in preallarme si sono fatti male nelle giovanili, pertanto non c'era altra alternativa. Nel turno successivo Raffaele Di Fusco tornò al suo posto e venne schierato come titolare in Napoli-Pisa. Risulterà tra i migliori in campo, ponendo la sua firma sullo 0-0 conclusivo con degli ottimi interventi che neutralizzeranno gli attacchi dei toscani. In seguito, involontariamente, si ritroverà in mezzo a una situazione delicata perché nel corso dell'ultima settimana di campionato verrà resa pubblica un'indiscrezione legata all'episodio di Ascoli. In realtà il tutto rappresentava un gesto polemico da parte di Ottavio Bianchi nei confronti della proprietà campana, colpevole a suo avviso di non avergli fornito una rosa adeguata per i numerosi impegni stagionali. E di fronte a questa presa di posizione dell'allenatore, la società gli comunicò che la sua avventura nel club azzurro era finita, nonostante il contratto in essere per un'altra stagione. È finita adesso la partita? Che comunicazione si aspetta dalla società? Ma non lo so, sono le quelle scontate, mi sembra. Cioè? Ma... Vabbè, ma allenerà qualcuno il prossimo anno o sarà disoccupato pur col contratto col Napoli? Ma può darsi che faccia il disoccupato, è giusto, ce ne sono... Ho lavorato 29 anni consecutivi, penso che un po' di pausa stia bene anche per me. Grazie, in bocca al lupo. Termina qui l'esperienza di Ottavio Bianchi al Napoli, ma non quella di Raffaele Di Fusco, che rimarrà con i partenopei per un altro paio di stagioni. Tornando a quella domenica al Del Duca, i giornali diedero chiaramente spazio alla vicenda, che divenne storica, in quanto unica nel suo genere, visto che non è mai più stata replicata, anche perché i regolamenti sono cambiati. E ci sono due istantanee che a guardarle oggi fanno veramente stringere il cuore, in quanto a fine gara fecero da contorno al post partita due foto del neo centravanti abbracciato e sorridente assieme a due suoi colleghi, Giuliano Giuliani e Andrea Pazzagli, ai quali purtroppo il destino ha strappato prematuramente la vita. L'ultima curiosità è legata alla prestazione offerta in campo dal portiere di riserva in versione attaccante. Beh, Raffaele Di Fusco fece bene, benissimo, tanto da guadagnarsi punizioni, calci d'angolo e addirittura con un colpo di testa sfiorò anche il gol. Ma forse a quel punto una rete sarebbe stata anche troppo per la storia del gregario portiere in versione goleador.